sindaco della mia città dal 2001 al 2009, rideterminando in qualche modo la missione produttiva del mio territorio, da industriale, manifatturiero a città dei servizi e del commercio. 13 località e 13 itinerari per alimentare, insomma, il turismo casertano. Caserta quindi non è solo la Reggia. Noi abbiamo voluto definire 13 itinerari turistici possibili per far sì che le nostre emergenze monumentali vengano fruite in maniera corretta. Occupazione e sviluppo economico sono i più importanti temi della sua campagna elettorale. Cos'altro si può fare? Ci sono tanti modelli. Penso che i territori vadano letti e poi in qualche modo strutturati in una proposta programmatica per lo sviluppo coerente con le caratteristiche del territorio. La più grande sfida casertana nei prossimi anni sarà la mobilità delle merci a livello intermodale. Grazzanise può rappresentare un punto di partenza? Noi pensiamo che questo possa essere proprio il polo dell'intermodalità vera, dove acqua, gomma, ferro e aria possono interagire per far sì che il sistema intermodale sia completo. Stiamo pensando a Grazzanise come un hub cargo che riesca ad essere da supporto sia all'aeroporto di Cavo di Chino che a quello di Fiumicino. È tornato in prima linea dopo tanti anni. Quanto sono stati importanti i due mandati nella città di Marcianise? L'esperienza di sindaco è un'esperienza importante, è il mestiere più bello del mondo. Questa idea di affrontare una campagna elettorale regionale per modificare la realtà, insomma, è una cosa che affascina.